comunque l'ambito pediatrico in generale faccia venire voglia di avere dei figli. Io ho ufficialmente finito tirocinio. Mia mamma che mi parla di una vita. Buongiorno, allora, sì, sono le 2:30 del pomeriggio, non è più di tanto un buongiorno, ma devo dire che ho deciso di iniziare questo vlog abbastanza tardino. Io ho ufficialmente finito tirocinio, sono in fase praticamente come si dice, di preparazione di valigie, eccetera, non so se vedete qua. Mia mamma che mi parla di una vita, perché praticamente io non, cioè ultimamente non lo stavo vedendo. Mamma. Com'è andata dalla Genoveva? Sì, nel frattempo. Quindi tu mi stai dicendo che al mare dovrei guardarti una vita? Che non scenderei subito perché dovrei guardare una vita? No, guardiamo sul cellulare. Comunque, sì, ho capito. Comunque, vi stavo dicendo che sono in fase di preparazione appunto di valigie o cose del genere. In realtà io una settimana fa già avevo messo via le mie robe e vi farò anche vedere, però poi abbiamo riscontrato dei problemi, quindi abbiamo deciso di spostare il tutto. Stavo per mettere tutto dentro questo zainetto qua. Sono ancora indecisa se portare questo oppure, dove sta? Scusate il caos, giuro che dopo metto a posto, oppure se portare lo zaino della North Face. A prescindere da tutto, abbiamo deciso che portiamo queste due valigie qua e basta, perché mettiamo dentro sia anche lo zaino di mia mamma che anche tipo il borsone, se riusciamo lo mettiamo dentro. Vediamo adesso se riusciamo a far combaciare il tutto. Mettiamo anche appunto il borsone per il cibo, che così ti permette appunto di tenerlo insomma fresco. E là devo ancora finire di impacchettare dei regali per i nipoti di Marco, perché quando torno devo fare un change velocissimo e poi riparto subito, quindi anche qua ho dovuto fare una cernita di vestiti. Vabbè, comunque ho deciso che per adesso trasferiamo tutti i nostri vestiti qua e vediamo un attimino che cosa combiniamo. Allora, prima tip che vi do sempre per preparare le valigie. È inutile che ve lo dica, io utilizzo sempre questo. Ed è praticamente appunto la packing list di Tiger. Allora, se non ce l'avete, io non so come mettervelo, magari vi faccio praticamente una foto e ve lo scannerizzo, ok? Direttamente sul mio profilo di Instagram. Magari metterò delle storie in evidenza con su scritto tipo tip per viaggiare, e devo dire che fare le valigie grazie a questa lista è veramente utile, perché c'è tutto letteralmente, tutto, 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 tutto. Quindi io praticamente una settimana fa ormai avevo già fatto questa lista, poi piano piano mi sono fatta portare la valigia e ho messo dentro le cose, soprattutto le cose che non usavo, insomma, e perché magari tipo il beauty, tutte quelle robe lì, ho deciso di metterle all'ultimo, queste cose qua. Sono ancora indecisa se mettere questo zaino o questo qua, ma adesso vedremo. Iniziamo a cambiare, a fare questo change, vediamo se riusciamo. Volevo cambiare un costume perché io quest'anno vado di costumi interi, anche perché mi erano arrivati dalle aziende una marea di costumi che non sono mai riuscita a mettere, e adesso vi farò vedere insomma i costumi, tanto poi vedrete tutto. E ho deciso di mettere anche questo vestito vecchissimo che Shein mi aveva mandato. Allora, tipo tutta la biancheria intima noi di solito la mettiamo così. In realtà alla fine della fiera abbiamo deciso di fare, cioè di mettere dentro questa valigia un po' più grande tutti i vestiti, perché così non si stropicciano, insomma. Io mi ero preparata tutti i vari outfit del giorno, insomma, e in più ho deciso che metterò solo questo vestito, che poi lo piego perché adesso non ha senso. Qua c'erano appunto alcuni miei vestiti, in realtà ci sono ancora, devo metterli via. E qua dentro, in questa valigia un po' più piccolina, rimarranno tutte le scarpe,
principalmente, oppure tipo il materassino, le creme, eccetera eccetera eccetera. Ragazzuole, allora, ce l'abbiamo fatta forse? Allora, questa valigia abbiamo messo solamente tutti i nostri vestiti, poi vi faccio vedere perché comunque vi farò vedere durante il viaggio. E tra l'altro ci tenevo a citarvi queste valigie qua, che sono super utili e super pratiche, secondo me non super utili, dell'American Tourister. E appunto c'è sia questo qui, che è tipo a mo' di bagaglio a mano, che questa che è un po' più grandina. Le dimensioni le trovate qua, vedete? Queste qui io le ho lasciate perché sono utili anche come promemoria, tanto comunque stanno lì tranquille e mi sembrano abbastanza, cioè sì, sono pesanti ma comunque ancora portabili. Sono solamente indecisa, ma a sto punto penso che andrò di North Face, perché in realtà questa qui la uso sempre e niente, quindi anche quest'anno questa la lascerò, vabbè, pace. Mamma mia, sono terribile, mi devo anche fare una doccia. Allora, ho messo anche il materassino, questo qui a forma di pizza, che abbiamo comprato tipo stamattina, scontato da Casanova, super. Alla fine ho deciso che porto quello zaino lì e niente, insomma, abbiamo la pompetta della bici, perché abbiamo chiesto si può anche gonfiare con la pompetta della bici tranquillamente. Appunto, qua vestiti, qua tipo robe, che ne so, borse, scarpe, eccetera, e niente. Va bene? Mm-hmm. Io ho deciso che tra un po' mi asciugo i capelli. In realtà ho dimenticato le scarpe in macchina che devo usare domani mattina. Sono un disastro letteralmente. Allora, volevo lasciarle appunto un po' asciugare al vento, insomma. Sapete che io utilizzo o questo qui, oppure questo che ormai è finito. In realtà l'ho finito, quello della Nuxe, non l'ho detto. Però vabbè, insomma, sto giro metto questo olio per i capelli di Mulac, insomma, una minima quantità, e poi di solito lo metto esclusivamente sulle punte perché appunto è anche molto ma molto 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 unto. Tra parentesi, forse non vi avevo mostrato il mio nuovo porta spazzolino. In realtà singolarmente solamente appunto questi contenitori così non li ho trovati, quindi non saprei onestamente dove consigliarvelo, però se riesco a reperire il link ve lo metto nell'info box di quelli che ho preso io. E quanto, questo è stato diciamo uno dei miei ultimi acquisti su Amazon, nel campo green, diciamo così. Vado a mettere il mio siero, perché quell'altro che uso di Giada Cosmetics l'ho messo già in valigia. Però, dato che comunque un siero, io la sera non posso non applicarlo, cioè ho sieri praticamente in camera mia, qua in bagno, da Marco ne ho tipo due, e preferisco andare appunto a dormire solo con il siero e nessuna crema, insomma, sul viso. Quando ancora non c'era questa ondata di caldo, che non era ancora estate, utilizzavo questo olietto, che è un olio appunto alle rose, della Rose Hip Plus, Rose Hip Oil si chiama, che ho visto che si trova anche su Amazon questo. E volevo spendere esclusivamente due parole in queste condizioni, quindi in maniera molto ma molto informale, riguardo appunto all'ultimo tirocinio che ho fatto, che ho terminato. Sono stata molto contenta, insomma, e in realtà l'inizio è stato un po' traumatico per me, però poi appunto ci ho preso la mano e mi sono fatta un bottom tanto, e mi sono anche resa conto che l'approccio con il bambino, appunto, cioè l'idea che mi ero fatta era giusta, cioè pensavo che mi sarebbe piaciuta, ok, l'idea, questa era l'idea, e a fine tirocinio ho realizzato che effettivamente l'approccio col bambino mi piace poi realmente, cioè l'ho vissuta e ho fatto mia questa esperienza, quindi insomma sono stata veramente molto molto contenta. Scegliere se l'approccio con l'adulto o l'approccio col bambino, quale dei due preferisco, non lo so in realtà. Forse preferisco l'approccio col bambino in realtà, non lo so, però, cioè sono quasi tutti e due pari passo, perché per il bambino ci sono certe cose, invece con l'adulto ce ne sono altre. Però insomma mi è piaciuta tantissimo come esperienza, per chi magari non mi ha seguito in precedenza o comunque non sa minimamente chi sia, sono appunto al terzo anno di infermieristica e di recente ho fatto il mio secondo tirocinio dell'anno.
del terzo anno accademico in pediatria, e più che altro perché appunto con tutta la questione Covid in teoria dovevo essere in pediatria a marzo, solo che appunto poi siamo rimasti in casa, c'è stato il lockdown, è successo un casino, fine del mondo eccetera, e quindi ho ripreso solamente adesso, per quello che comunque ancora ad agosto sono andata lo stesso in tirocinio. A fine agosto poi, per anche fino a fine settembre, riprenderò il mio terzo e ultimo tirocinio e poi vi dirò dove sarò. E cioè, in realtà non vedo l'ora, sono un po' paura come al solito, come il mio solito, perché sono un po' una fifona all'inizio, però poi dopo mi butto nelle cose assolutamente. Cioè, mi era mancato un po' proprio questo approccio in generale con l'ospedale e tutto, quindi sono veramente contenta, insomma, nonostante tutto, perché è stata una faticaccia enorme per me. Ho sofferto tantissimo, ma veramente, cioè, lasciamo perdere, non sono nemmeno qui a raccontarvi le cose brutte, magari ve le racconterò un giorno, insomma. Tanto ce le ho tutte nella mia testolina. Vi devono piacere i bambini, sappiate che in pediatria ovviamente non ci sono dei bambini, insomma, sani. Io, nonostante, cioè, abbia fatto per anni e anni e anni babysitter, e per anni l'animatrice eccetera, che comunque l'approccio col bambino in generale mi piace, per certi versi è stata dura, per altri invece in realtà è stato molto bello. Per chi se lo chiedesse, se in generale tipo la pediatria o comunque l'ambito pediatrico in generale faccia venire voglia di avere dei figli, sì e no, nel senso che in realtà cioè c'erano certi bambini che veramente mi dicevano: oh mio Dio, ne voglio tipo uno così, ma uno così spiaccicato, bravo, buono, che non piange mai anche se gli fai di tutto, poverino. Invece, cioè, a volte dicevo: oh mio Dio, no, io non ce la farò mai a fare una cosa del genere. Quindi in realtà dipende. Poi io penso che ogni cosa abbia il suo tempo, quindi la voglia me l'ha fatta venire da una parte, ma dall'altra proprio, cioè, terrorizzata al massimo io, veramente. Anche perché, lo so, vedo la gravidanza veramente come una cosa, uno, molto personale, e in più la vedo proprio come un cambiamento proprio della donna, e, cioè, sia della mente, del corpo, e, cioè, non lo so, io pensare che, cioè, il mio fisico potrebbe cambiare tantissimo, una cosa che veramente, cioè, magari può essere un ragionamento molto da egoisti, non lo so, però mi ansia parecchio, in realtà, e niente, però, beh, insomma, si vedrà, si vedrà. Ragazzuole, dai, ci vediamo domani che sono in partenza. E basta, io adesso finisco di sciogliermi i capelli e vado a dormire, perché in realtà anche oggi ero stanchissima, mi sono fatta di una dormita di un'ora e mezza, tipo. Stanca subito dopo pranzo, tra l'altro, cioè senza nemmeno digerire, mi sono coricata, sono crollata, letteralmente. E niente, dai, ci vediamo nel prossimo vlog. Peace. Mm-hmm.